Mister, oggi lo sciogliete le righe, è tempo per tracciare un bilancio di questa stagione intanto. Ora un minuto, non avete problemi. Ma intanto chiedo scusa, buongiorno a tutti, per un problema di opportunità devo rimanere con gli occhiali e questa sciarpetta che non dice niente, ma a me è significativo e importante. Bilancio della stagione per me è molto positivo, abbiamo fatto tre step in un anno. Una è una partenza importante nelle prime 9 giornate, poi abbiamo avuto una flessione dopo queste 9 giornate iniziali dove abbiamo fatto 2 punti in 6 partite e poi c'è stato un exploit nella parte centrale di dicembre-gennaio dove la squadra ha trovato continuità, ritmo, gioia, risultati, quindi abbiamo fatto molto bene. Tant'è che noi a 9 giornate dalla fine avevamo 39 punti, quindi fatto un campionato di rincorsa straordinaria, giocando anche molto bene. E le partite finali, secondo me, sono state le più belle dove abbiamo raccolto meno. Quindi nel totalizzatore di quello che abbiamo potuto fare da campo l'abbiamo fatto veramente con grande dignità, con grande rispetto, con grande amore. E ho avuto la fortuna e l'ausilio di avere avuto un gruppo meraviglioso dove si è calato, si è cementato anche attraverso tante difficoltà che abbiamo incontrato nel nostro percorso e anche tante cose belle, dando luce a quelli che sono stati gli aiuti anche. Per esempio, nelle difficoltà, il campo del Camaro, dove hanno avuto grande disponibilità a venirci incontro. Davide nella sua persona è stato bravo a gestire anche gli orari, anche se abbiamo avuto difficoltà perché spesso ci allenavamo con il settore giovanile, però hanno messo da parte loro grande impegno, grande amore a venirci incontro e quindi per questo li ringrazio, così come io personalmente ringrazio il presidente che è stato quando siamo da soli e quando era l'opportunità, è stato sempre un caro amico, una persona a modo, garbato, gentile. Abbiamo fatto tante cose belle, quindi esaltiamo le cose belle, così come la tifoseria, che io ho avuto anche a dicembre un momento particolare con loro, dove avevamo perso 5 partite, giustamente, e non potevo aspettarmi che questi tipi di richiami, anche se fanno male per come sono avvenuti, però ci stanno tutto e poi alla fine abbiamo riconquistato tutti con un calcio bello dove hanno apprezzato e quindi questa è la sintesi della stagione che è stata fatta con criteri di valori importanti umani, quando all'inizio chiedevo una squadra che abbia la pancia vuota, era questo il significato, che è una squadra che è per quello che potevamo fare in funzione anche di un discorso economico, ho scelto gli uomini, non ho sbagliato, qualcuno ha dato di più, qualcuno ha dato di meno, ma nel contesto hanno dato tutto e quindi abbraccio questa situazione ringraziando te, ringraziando il direttore, avendo fatto anche un ottimo lavoro, così come l'avete fatto in buona parte tutti, però non c'è chiaro, non c'è dubbio che defezioni ne abbiamo avute tante, quindi mi auguro solo per un domani migliore che si riesca a limare, a smussare, a prescindere di chi ci sarà o meno, di tante di quelle situazioni che potrebbero solo portare benefici al Messina Calcio. Ecco, qualcuno dice che il vero capolavoro di Modica è stata la valorizzazione di alcuni giovani calciatori che sono fra l'altro di proprietà del Messina. Sì, questo è stato secondo me anche un lavoro da uno che fa calcio per un'azienda e quindi mi inorgoglisce ancora di più avere valorizzato Salvo, Frisenna, che adesso hanno forse un certo tipo di mercato, lo stesso Ortisi, che è del Messina, però penso che sia a scadenza. Abbiamo avuto Emauso, ci sono 3-4 elementi, non dico Zunno perché Zunno purtroppo in questo non siamo stati tempestivi a cercare di capire quale poteva essere la situazione migliore per portarlo prima a casa, quindi diciamo ecco questo fa parte del pacchetto degli errori. Però Ecco, fra i ringraziamenti, questo strepitoso manto erboso. certamente, non l'ho lasciato per ultimo a caso perché è già all'inizio anche con Calatosso c'erano dei lavori, però c'erano delle problematiche che abbiamo risolto.
Così anche un ringraziamento all'assessore che poi ha messo mano a quello che poteva essere la volontà di venire incontro ad aggiustare quello che c'era da aggiustare. Adesso l'acqua con Randa hanno fatto un grande lavoro, così come l'aveva fatto Calatozzolo, e quindi se ci ha permesso di fare le ultime partite in un campo così bello, voglio dire, tutto bisognava richiamare un po' di attenzione allora, quindi tutto è stato fatto affinché potesse portare spettacolo e riconoscere al Messina quelli che sono i meriti di una organizzazione che funziona. In questo caso è stato bravo Ilacqua, Calatozzolo, Rando e l'assessore che ha dato forse l'appalto al momento giusto per fare una conclusione di stagione importante.